concentrato al massimo il nostro patrimonio archeologico. Però voglio dire che l'amministrazione, la volontà dell'amministrazione è di svitare questa piazza Marsanese e di muovere al più presto questa struttura, che purtroppo i marsanesi gridano ad alta voce per riavere questa piazza come era in origine, anche perché questa struttura era tutta vista vicino a questa bellezza. E da quando ho preso la direzione di questa sovrintendenza, cercare di cambiare un po' quello che... Io ritengo che sia una giornata importante per Marsala, per l'archeologia, per la sovrintendenza e per la collettività civile. Un luogo che era un luogo, come è noto, segnato da una presenza malavitosa, diventa invece un luogo di acquisizione di una coscienza civica partendo dalla cultura. È importante partire dalle nostre origini, dal nostro passato, perché siamo convinti che solamente un popolo che riesce a essere cosciente del proprio passato possa avere una dignità di cittadino. Oggi lo facciamo in questa struttura che è stata emblematicamente tolta alla malavita e diventa quindi un luogo dove si può ricreare quel contatto corretto tra istituzioni e società civile, che poi è il sale per rendere giusto e corretto uno sviluppo sociale. La che si offre all'indagine della mente umana deve avere come approdo la scoperta della verità e l'incontro con Dio, principio eterno. Lo Stato vince, è la gente che comincia a vincere, perché si sta liberando dalla cappa che le era stata imposta dal malaffare. Per fortuna c'è un inizio di nuova coscienza civile che coinvolge anche le giovani generazioni, e questo è il motivo migliore e più radicato di speranza che oggi possiamo coltivare. Qui c'è il signor questore di Trapani, il dottore Giuseppe Gualtieri, e la sua presenza qua per me è molto importante ed è molto significativa, perché la presenza oggi in questa sede, in questa occasione, del signor questore indica anche, e secondo me in maniera emblematica, la vicinanza ai cittadini da parte delle pubbliche istituzioni, in questo caso la più alta, che hanno il compito di lottare contro la mafia. Lotta che io auspico possa essere condotta da tutti e non soltanto dalle forze dell'ordine. È uno di quei momenti in cui la legge sui beni confiscati alla mafia trova una concreta attuazione, e nel caso di specie è un'attuazione ancora più interessante, perché la destinazione è una destinazione che vede fondere in sé il principio della legalità, della cultura e soprattutto della memoria del passato, che è la chiave della crescita culturale di tutti noi. Sono lieta di questa giornata, la partecipazione soprattutto delle autorità e dei ragazzi e gli studenti delle scuole è un segno nei confronti di questo parco archeologico, della storia del passato dell'antica Lilibeo. Quindi mi auguro che questa struttura o comunque il parco archeologico possa essere vissuto da tutti, sia dai turisti che dai residenti, ma soprattutto dai ragazzi, perché certamente è questo il nostro futuro. Quindi avere la possibilità di far vivere in maniera diversa una visita archeologica, io penso che sia stato un buon risultato raggiunto, forse, mi auguro di sì. Auguri a tutti.